praticamente un'abilitazione ai lavori in quota secondo la legge vigente, decreto legge 81, tecnicamente chiamata tree climbing. Consiste nello svolgere un'attività lavorativa in sicurezza arrampicando appunto gli alberi. Grazie a Raffaele Carro che ha organizzato per altri ragazzi del posto questa sezione di corso con 8 partecipanti, quindi una cosa abbastanza riuscita bene. Noi di Formazione 3T, che siamo una società di formazione in ambito arboriculturale, ci occupiamo di insegnare ai ragazzi come procedere a svolgere le attività lavorative in sicurezza. Nasce sicuramente come una tecnica lavorativa, ma assolutamente sì, c'è una disciplina sportiva che viene praticata in ambito nazionale ma anche in ambito internazionale. Noi in realtà siamo una società con sede in Lombardia, ma siamo attivi su tutto il territorio nazionale. La tecnica è di corda doppiata e riusciamo, attraverso dei bloccanti meccanici certificati ovviamente, su corde certificate ovviamente, riusciamo a fare movimentazione a 360 gradi attorno all'albero e arrivare come si deve dall'interno verso l'esterno, dall'alto verso il basso, a gestire un qualsiasi albero, che sia piccolo, grande, poco cambia, in modo molto certosino, vedendo i singoli rami, vedendo l'interno della chioma, vedendo l'inserzione dei rami. Quindi il livello dell'arboricoltura, dell'arboricoltore, diventa fondamentale. Non è solo arrivare lì e dare, potare l'albero, che sia rimonda del secco o diradamento o altro, ma c'è proprio il controllo dell'albero e delle inserzioni dei rami principali e per il loro futuro. Allora, io principalmente mi occupo di castagne, un'azienda castagnicola, e quindi avevo questa necessità di fare degli interventi di potatura, perché con l'arrivo del cinipide c'è stato un indebolimento delle piante, e l'unico modo per sopperire a questo indebolimento è una potatura razionale con tagli di ritorno, senza fare delle potature troppo drastiche sulle piante. E quindi da qui ho visto in Toscana degli operatori che lavoravano in tree climbing e facevano questi lavori. Lavorare in sicurezza è una cosa sacrosanta.